Ciao! Hai già preparato il portfolio per la domanda di ammissione ai corsi triennali di NABA? Cos'è un portfolio? Beh, facile! È come un biglietto da visita con il quale ti presenti per essere ammesso in accademia. Con una selezione delle cose che hai progettato e realizzato fino a questo momento, puoi dimostrare che hai abbastanza idee e creatività per entrare in questa scuola. Non ti preoccupare se non sei un grande artista. Se ci fai caso, ci saranno tantissime cose che ti è capitato di progettare o costruire nel tempo libero. Sai cosa? Concentrati su tutto quello che ti ha fatto pensare che l'arte, la moda e il design siano la strada che fa per te. Se hai inventato oggetti, cucito un vestito, scritto un fumetto, scattato un reportage o anche riarredato il salotto, non avrai problemi a ripensare alle tue creazioni. Considera che tutto quello che parte da un'idea può essere definito progetto. Attento a non esagerare, però! È meglio scegliere poche cose in cui ti rivedi piuttosto che portare tutto. Quante? Beh, 5. Massimo 10 vanno bene. E cerca di sceglierle in modo che raccontino quello che più ti piace fare. Quello che vorresti essere. Quello in cui credi di poter crescere in accademia. Ora si tratta di trovare il modo per raccontare ogni progetto. L'idea principale, le ispirazioni che hai trovato in giro, i disegni se ne hai, foto e video che raccontino quello che hai fatto e come ci sei arrivato. Cerca di trovare una soluzione unica che possa raccontare tutti i lavori che hai deciso di presentare. E ricordati che poche immagini ben studiate funzionano di più che pagine e pagine di immagini così così. Ah, dimenticavo! Se ci pensi bene, anche il portfolio è un progetto. Puoi decidere come presentare i tuoi lavori scegliendo supporti, formati e modalità originali, anche se non è indispensabile essere originali. Scegli in base a quello che credi ti rappresenti meglio. Un ultimo consiglio. Cerca di divertirti facendolo. Otterrai un risultato più soddisfacente e che trasparirà chiaramente. Comunque non ti preoccupare. Il portfolio serve per presentarsi e avere qualcosa di cui parlare al colloquio. Spero che questo breve video ti sia stato d'aiuto per preparare il portfolio. E in bocca al lupo per la tua ammissione a NABA!